Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial solo di recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Oggi ci occupiamo di rispondere ad alcune domande dei nostri utenti Patreon e scopriamo come esportare una tempo track da Logic verso Studio One. Lo stesso principio funziona anche su Pro Tools. Vediamo quindi, ho aperto la song in Logic, analizziamo la tempo track. Come vediamo, è estremamente complessa, quindi ho necessità di portare via tutti i punti di conversione. Per fare questo dovremo necessariamente aggiungere una traccia MIDI al nostro arrangiamento. Nuova traccia, Software Instruments, Create, qualunque esso fosse. Poi andiamo nel nostro Pencil Tool e aggiungiamo un pezzetto di traccia MIDI che poi allargheremo per tutta la durata della song. All'interno di questo arrangiamento dovremo inserire alcune note. Per cui, per fare questo, teniamo premuto il pulsante Command e aggiungiamo delle note all'interno, a caso, non è importante quello che venga scritto all'interno della traccia MIDI. Siamo ora pronti per esportarla. File, Export, Selection as MIDI File, e in questo caso il brano si chiama Castadiva, lo chiamiamo MIDI e lo esportiamo. Ora il MIDI file conterrà anche le informazioni relative alla tempo track. Chiudiamo Logic, non salviamo, apriamo il nostro Studio One. E una volta lanciato Studio One, dal pulsante File facciamo Open e andiamo nel nostro arrangiamento dove troveremo il nostro file MIDI. Una volta aperto, ci verrà chiesto se vorremmo associare dei suoni General MIDI, non è questo il caso, e ci troveremo immediatamente. Troveremo, come vediamo in questo caso, tutte le porzioni dei file MIDI che andremo a cancellare, quindi selezioniamo tutte le porzioni MIDI con Remove Selected Track e potremo immediatamente trovare a disposizione tutte le variazioni. Stringiamole per poter vedere immediatamente tutte le variazioni di tempo che troviamo all'interno della nostra tempo track importata da Logic. Spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio, nei corsi online dove gli argomenti vengono affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di supportare il mio canale Patreon. Per il momento è tutto, ciao, a presto!